Penelope. Vediamo che cosa accade a Penelope e anche al cantore Fenio. Ecco, siamo nella reggia di Itaca, dove i proci stanno mangiando, bevendo a sazietà, abusando dell'ospitalità. E Fenio ogni tanto canta, no? Si mette a cantare. Fenio è l'Aedo, è il cantore che si trova nella reggia di Ulisse. Come vedremo, Demodoco sarà il cantore, l'Aedo, nella reggia di Alcino, nella terra dei Feaci. E Fenio vuole cantare le imprese di Ulisse stesso, no? I ritorni degli eroi della città di Troia. Ma Penelope glielo impedisce, perché questa cosa la rattrista un po', eh? Ricordare suo marito, che ormai 20 anni che non ritorna a casa. Quindi incontriamo però per la prima volta questo personaggio, no? Che è la moglie di Ulisse, che abbiamo detto essere alter ego di Ulisse. Il cantore famoso, mentre si svolge il colloquio tra Atena e Telemaco, quindi i proci, ordinano a Laedo Fenio di cantare, accompagnato dalla cetra, le gesta degli eroi. E Fenio intona un nostos. Un ritorno, uno dei ritorni, il canto dei ritorni luttuosi degli Achei da Troia. Abbiamo visto infatti che Aiace, Agamennone, anche lo stesso Diomede hanno ritorni molto luttuosi e pericolosi. Penelope lo ode dalle sue stanze e scende nel Megaron, quindi che è una sorta di grande sala centrale nella reggia. Il racconto di Fenio per lei che si strugge di nostalgia e di amore per il marito è intollerabile perché rinnova il dolore e l'angoscia. La regina chiede quindi a Laedo di scegliere un altro tema per il suo canto. Canta qualcos'altro, non questo, perché questo mi rattrista. Il cantore famoso cantava tra loro, cioè tra i proci, i pretendenti, ed essi sedevano ascoltando in silenzio. E infatti i pretendenti mangiano, bevono, poi insomma giocano anche. E poi piace sentire il canto di Fenio, cantare, ballare, eccetera. E si divertono. Cantava degli Achei il ritorno luttuoso che gli inflisse da Troia Pallade Atena. Quindi il ritorno luttuoso inflitto da Atena ai greci perché avevano rubato la sua statua del Palladio, ecco. Dalle stanze di sopra ne intese il canto ispirato alla figlia di Icario. La saggia Penelope ascolta questo canto dalle stanze che si trovano sempre in quella reggia, ma nel piano di sopra. Penelope, infatti, è figlia di Icario. L'alta scala discese della sua camera. Scese la scala che conduceva dalla sua camera a questo salone, al Megaron. Non sola. Con lei andavano anche due ancelle e quando giunse dai pretendenti, Chiara fra le donne, la più famosa fra le donne, si fermò vicino a un pilastro dal solido tetto, tenendo davanti alle guance il lucido scialle. Quindi tiene lo scialle vicino alla bocca, alle guance, anche perché è un gesto di pudore, di riservatezza, ecco. E da ciascun lato le era accanto un'ancella fedele. Piangendo si rivolse poi al divino cantore. Fenio, molte altre imprese di uomini e dei tu conosci. Dai, tu conosci tantissime altre storie. Perché devi per forza raccontare di questi ritorni? Conosci tante storie che incantano gli uomini e i cantori le celebrano. Cantane una seduto tra loro. Qui canta un'altra storia, quindi, seduto in mezzo agli uomini, seduto in mezzo a questi ospiti, no? Ed essi in silenzio bevano il vino, che continuino pure a bere vino. Smetti però questo canto luttuoso, che sempre in petto mi logora il cuore, che mi tormenta questo canto, dopoché tanto mi colpì il crudele dolore. Tale persona infatti desidero ricordandola sempre, di un uomo, di cui è vasta la gloria per l'Ellade ed Argo. Io ho sempre in mente quell'uomo. Ecco, abbiamo detto che Penelope è la sposa fedele. La moglie che è rimasta fedele al marito, questo è un valore per i greci, avevano una determinata concezione della donna, concezione femminile, insomma, insomma, poi studierete anche storia con il vostro professore, è sicuramente una concezione in base alla quale la donna è
ha dei limiti all'interno di quella società, che è basata più che altro, una società maschilista, no? Basata sul prevalere dell'uomo, no? E dice, in questa società, ad esempio, era previsto che l'uomo avesse, non so come spiegare, potesse avere altre donne. L'abbiamo già visto, sono tante le donne che conosce Ulisse, cioè, mentre invece la donna no, ecco, quindi la donna doveva rimanere fedele. Per esempio, i romani dicevano doveva essere univira, cioè essere fedele a un uomo per sempre, per tutta la vita, anche quando quest'uomo non c'era più, andava via per 20 anni o moriva. Le rispose allora giudiziosamente Telemaco: madre mia, perché vieti che il fedele cantore ci allieti come la mente l'ispira? Colpevoli non sono i cantori. Responsabile è Zeus che assegna a ognuno, agli uomini che mangiano pane, la sorte che vuole. Cioè non è colpa di Fenio, se lui racconta queste storie tristi, se ci sono storie tristi da raccontare, non è colpa del cantore, di Fenio, ma è colpa di Zeus che assegna una sorte, un destino agli uomini. Qui la cosa si fa complessa riguardo la sorte e il destino degli uomini, perché è vero, in certi casi si sottolinea il fatto che è Zeus ad assegnare loro questo destino, l'abbiamo visto anche nell'Odissea, in certi altri persino Zeus sembra sottostare a un fato che è superiore anche a lui. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.